Forza Napoli dopo 33 anni, Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Vai, Forza Napoli! Forza Napoli! Anche a Castel di Sangro esplode la festa per il terzo scudetto del Napoli. Grande euforia nella cittadina dove i partenopei avevano tenuto il ritiro precampionato. In piazza bandiere, striscioni e caroselli di auto. Agli azzurri è bastato pareggiare a Udine. Per ottenere la matematica certezza serviva un solo punto contro l'Udinese, che è arrivato grazie a Osimhen, col quale gli uomini di Spalletti hanno pareggiato la gara. Non potevamo festeggiare con la pioggia la scorsa settimana, e per cui oggi c'è il sole, il Napoli è campione dopo 33 anni e noi siamo pieni di gioia. A tutti i napoletani, a tutti coloro a cui batte il cuore bianco-azzurro, forza Napoli sempre! Tu sei di Castel di Sangro? Sì, sì, e non sto nella pelle, non riesco ancora a capire cosa sta succedendo. Questo gemellaggio tra Napoli e Castel di Sangro, cosa si sente dire? Ma Castel di Sangro, ormai questo è il quarto anno che verranno qui in ritiro, e per noi è stata una vetrina. E dobbiamo ringraziare la regione, il presidente Marsiglio che ci ha dato questa possibilità, insieme al sindaco Caruso che ci ha messo tanta e tanta volontà per riuscire a farli trovare nel miglior modo possibile qui a Castel di Sangro. Loro si trovano veramente a loro agio. Il trofeo arriverà la prossima estate anche a Castel di Sangro, che sta pianificando una serie di eventi per festeggiare la squadra. La festa non è ancora finita. Beh, no, io direi che è appena iniziata, quindi siamo sicuramente pronti per un grande festeggiamento che avverrà domenica pomeriggio dopo la partita che si svolgerà nel tardo pomeriggio, quindi qui saremo già tutti organizzati, riuniti, confluiranno tifoserie di tutto il territorio, probabilmente anche da Isernia. Questa vittoria dello scudetto, la terza vittoria per quanto riguarda il Napoli, ha portato tanto entusiasmo anche nella città di Castel di Sangro. Sì, effettivamente su Castel di Sangro c'è stato un grande fermento per il Napoli, oltretutto perché viene in ritiro a Castel di Sangro, quindi diciamo siamo un po' consapevoli che le forze le hanno prese anche da Castel di Sangro per vincere questo scudetto, e siamo molto orgogliosi di questa situazione.